che partita è stata? No, è stata una partita che sapevamo che affrontavamo una squadra difficile e forte, perché non ti lasciava spazio, giocavano queste palle lunghe e siamo stati bravi a non concedergli grandi cose, solamente che abbiamo subito su questi due cross, uno su palla nativa che ci hanno condannato come all'andata, e dispiace perché è una sconfitta che brucia, però bisogna subito alzare la testa perché venerdì ci affrontiamo un'altra grande squadra e noi siamo forti e l'abbiamo dimostrato anche stasera. Bisogna continuare così a testa alta e ripartire, perché siamo sempre lì a due punti alla promozione diretta quando mancano ancora 7 partite, e penso che siamo consapevoli che possiamo ancora fare grandi cose. Siamo partiti fortissimo, hanno rischiato più volte il raddoppio. Nel secondo tempo poi il Pisa si è chiuso, forse sono entrata anche un pochino di stanchezza. Sicuramente siamo partiti molto bene, ma penso che abbiamo fatto una grande gara. E loro sono stati bravi, che stavano molto chiusi e giocavano sulle ripartenze. E ripeto, il primo gol abbiamo perso una palla, però loro sono stati bravi, ha fatto anche un gran gol. Però ripeto, ormai è andata, bisogna subito svoltare pagina. In classifica, come dicevi tu prima, comunque cambia veramente poco. Sono tante squadre in pochi punti, il campionato è ancora lungo. Ma sì, dispiace perché una vittoria ci portava secondi da soli, però mancano 7 partite e speriamo che sia solo questo incidente di percorso. Quindi sempre tutto aperto e siamo una squadra forte e bisogna continuare a testa alta e pensare positivi e partita dopo partita. E adesso, ripeto, ricarichiamo le pile perché venerdì affrontiamo un'altra squadra molto forte e dobbiamo andare là e cercare di portare via 3 punti.